Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo appuntamento con Super Caragazzuoli. Quest'oggi ci giochiamo insieme il Wild West, ragazzi. Dopo diverso tempo che non lo faccio insieme a voi, vediamo se questa volta riusciremo a portarci a casa qualcosa di buono. Purtroppo mi è scliccato un pacchetto e mi sono già portato a casa il pacchetto, quello di supporto. Ho trovato un supporto di livello sciame, già ce l'avevo, non mi interessa e purtroppo vabbè. Però ragazzi, ci giocheremo insieme le 50 carte rimanenti del draft board. Ci ripresteremo al draft board altre 7 volte e poi andremo a pullare, ovviamente come in ogni video che faremo d'ora in poi, andremo a pullare almeno una carta nella draft board esclusiva. Quindi ragazzi, questa sera vi voglio tutti carichi, perché porca miseria, bisogna andare a prendere per forza una carta ripristina, per forza andare a Rumble 21 e non c'è verso. Comunque, questa sera Ring Domination, seconda copia di Bianca Belair. Purtroppo anche in questo evento qua ho un deck che non arriva ancora a livello WrestleMania, però ce lo giochiamo comunque. Vabbè, Mastodonte, mi giocherò Royal Rumble 21. Potrei andare a prendermi anche la prima carta WrestleMania 37. Onestamente potremmo. Bisogna vedere. Ho un weekend un po' movimentato, vedremo se ho tempo di rifarla fino in fondo questo evento. Ma comunque Royal Rumble 21 sicuramente lo faccio, sicuramente questa qui la otterrò. E niente, vabbè, Mastodonte, meno shard di Pokémon. Vabbè. Comunque ragazzuoli, si è concluso l'evento della missione WrestleMania. Come ho detto nel video scorso, non ce l'ho fatto a completarlo con i ripristi necessari della draft board esclusiva, purtroppo, ma vabbè. E niente, per il momento rimane in questo modo. Quindi i collezionabili, qui comunque non abbiamo più niente. Abbiamo spacchettato la volta scorsa due pacchetti, questi qua WrestleMania, abbiamo trovato sinceramente proprio nulla. Quindi niente, altri 9 giorni, infatti, sì, un'altra settimana all'incirca. E niente, prendiamoci intanto il pacchettino gratuito, sto qui, Steel Right Up. Vabbè, 2000, vabbè, pacchettino gratuito, dai. Oh yeah, SummerSlam. E secondo pacchetto, spam Royal Rumble, mannaggia, poteva essere quella del 20. Dallo scorso video ragazzuoli ho raccolto le due carte del Performance Center, quindi ho già portato a livello pro sia Riddle che Kate Lee. Quindi per il momento ho potenziato più che altro i deck secondari. Al momento il deck principale rimane sempre quello lì, più o meno. Top 8, no, Kate Lee. Ah no, ma lui è quello, no, è lui, wow. È tornato in deck principale, perfetto. E ok, è rimasto sostanzialmente più o meno il solito livello. Se non invece Road to Glory, che potremmo potenziarci ancora. Ok, vediamo un po'. Admon Cesaro, che comunque Royal Rumble, qualcos'altro da allenare penso di avere. Ma per il momento più o meno rimaniamo sempre allo stesso livello, quindi tanto vale risparmiarci anche le carte per allenare le altre. Ring Domination, purtroppo avrei voluto arrivare un po' più su, ma non ce l'abbiamo fatta. Last Man Standing, quasi Royal Rumble. Giant Unleashed, Mastodonte, Women's, siamo a quasi sciame e giù così, ragazzi. Signori, direi che possiamo partire per andarci a spacchettare tutto quanto. Possiamo addirittura andare direttamente... Ah no, direttamente in draft board, perché ho circa già 70 carte, quindi facciamo subito la missione delle 50-49 carte che ci rimangono, sperando di trovare anche i ripristini necessari. E ovviamente, ragazzuoli, andremo a mettere tutto, a sacrificare ogni singola carta nella draft board esclusiva. Trasformeremo tutte le carte in polvere e andremo a pullare una e una sola carta, sperando, ragazzuoli. Perché, cioè, questa è quella proprio dopo, mi sa che forse ne ho pescata un'altra e basta. E buono, sono punti ottimi. Credo dallo scorso video, sì, ho fatto un'altra pullata in draft board esclusiva e questa qui la volta dopo, quindi ancora più ripristini zero. Quindi ci può sta che stasera possa anche succedere, se con la carta giusta si sa mai. Dai, così, dai, fino in fondo, dai. Easy ragazzi, easy, abbiamo già completato quanto con i ripristini. Wow, è la giornata SummerSlam 19, stiamo trovando tanto queste lì. Che sono punti, sono un cavolo, sono punti. La draft board esclusiva, questo è oro. È pane per i miei denti proprio. Ottimo, ottimo, allora ci manca, niente ci manca perché l'altro pacchetto l'abbiamo già fatto. Quindi andremo a pullare sostanzialmente il pacchetto principale Wild. E poi, come ho detto anche il video scorso, andremo a pullare prossimamente in un free pack opening quando raggiungeremo il nuovo livello. Anche se comunque penso che le ricompense siano le stesse. Però vabbè, più o meno. Comunque, andiamo a sacrificare ogni carta. Ci manca praticamente 900 punti, ma qui penso di aver fatto un bel po' di più. Con tutti i ripristini, tutte le carte
di alto livello più o meno, perché se non sbaglio SummerSlam 19 sono 300 punti o 250, 200, insomma è un po' di robetta. Dai, ci vediamo tra poco. Abbiamo fatto la bellezza di 2800 punti, ragazzi. Wow, si parte subito? Dai, andiamo direttamente prima in draft board. Perché non so se vado a pullare qualcosa lassù in cima, mi resetta qui la pagina della draft board dei punti. Quindi non voglio rischiare, subito sacrifico le carte e poi andremo a pullare dopo il pacchetto wild. Prima si va in draft board, ragazzuole. Prima si va dall'altra parte. E vediamo un po'. Ci mancano 4-8 carte da questo draft board. Io ho un ricordo che di solito la carta in fondo a destra mi ha sempre portato più fortuna delle altre, quindi io proverei a pullare proprio quella in basso a destra, signori. Dai! Madonna! Madonna! Sì! Boom! Jeff Hardy! E non è proprio. Ok, la carta in fondo a destra continua a portarmi fortuna. Jeff non è pro. Mi sembra di no, mannaggia, Jeff non me lo ricordo. Jeff mi sembra non ce l'ho. Vabbè, intanto blocchiamolo. E niente, ragazzi, si va direttamente proprio qua anche in wild. Bam bam bam, proprio veloce veloce, perché adesso bisogna battere il culo finché è caldo. Battere la fortuna finché c'è. Sostanzialmente è quello. Crediti! Boom! Yes! Andiamoci a prendere anche il pacchetto di ticket. Si sale a 60. Siamo circa a metà strada. Ok. Pacchetto dell'allenamento. Bam! Ok, biomeccanico e SummerSlam. Ok. Signori! Pacchetto wild. Lo scorso wild, 3 carte mastodonti, di cui 2 pro, che abbiamo fatto adesso. Vediamo un po' se questa settimana è la settimana. 3, 2, 1. Non lo so se è lui o l'altro, e c'ho già Royal Rumble. C'ho Jay o c'ho Jimmy. Non lo so, fermi. Comunque Royal Rumble. Ehi. È la prima Royal Rumble che trovo questo pacchetto. Poi si scende a Sciame, ok, che è lì. E poi biomeccanico John Morrison. Ti prego, fa che io abbia Jimmy Uso. E non Jay. Ti prego. Ma ci trovavo Jeff Hardy, cioè quando ho visto l'immagine di Royal Rumble, se fosse stato Jeff Hardy, ragazzi, qui avrei già baltato la stanza, davvero. Ogni tanto sculare fa bene in questo gioco. Comunque, filtri combinabili. Yes, è lui, porca miseria, è lui. So. Ok, beh, l'altro, neanche uno dei due ho allenato. Perfetto, proprio a sfiducia più completa, ha detto vabbè, non troverò mai te. Ok, ragazzi, direi che possiamo mettere il performance center fin da subito. Why not? It's a pro, con lui... No, non raggiungeremo mai il nuovo livello con lui. Però saliremo sicuramente a Royal Rumble Double Plus, quello è poco ma sicuro. Però non ci basta proprio per nulla. Ma ragazzuoli, meglio di niente, andiamo avanti così. Vai, 100 crediti. E vai. 4 giorni, ma anche meno, perché le metterò subito l'allenamento anche nel Royal Rumble e nell'evento, per tutto le metterò. Quindi penso in un giorno, domani già ce l'ho. Domani si fa la pro, ragazzi. Qui cosa c'è? Che è successo? Ah, sono le 2, abbiamo un altro pacchettino. Facciamocelo, magari arriva qua un'altra sculata tremenda. Vai. Niente. Quasi fiero video, direi così, perché alla fine abbiamo fatto una pro. E ci sta tantissimo, abbiamo trovato il ripristino nella draft board esclusiva in fondo a destra. Ragazzi, cliccate sempre la carta in fondo a destra, è quella fortissima, quella è porta culo, quella è porta fortuna. Non lo so se per voi la stessa, però per me è già diverse volte che di solito in fondo a destra negli anni ho sempre trovato qualche cosa di buono. Quindi niente, ragazzi, aspettiamo questa prova, aspettiamo di salire di livello con lei, forse raggiungeremo double plus, ma non più di così, anche andrà
al posto suo, e comunque non è che sia, cioè 4.700.000, un po' di differenza c'è, ma non quella sostanziale, ecco. Comunque vabbè, ragazzi, concludo questo video, vi invito a lasciare un bel like se vi è piaciuto, noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.